Ciao, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Seguiamo insieme questo video di questo pane integrale. Allora, qui ho preparato tutti gli ingredienti, farò questo pane con la farina integrale e una farina di tipo 1 del Molino Cipolla. Questo è il mio Licoli, rinfrescato più di 4 ore fa. Ecco la farina, vedete quella integrale completa di crusca, non la tolgo, io non uso togliere la crusca perché fa anche bene comunque alla salute. E vado diretta senza autolisi, quindi metto all'incirca 80 grammi dell'Icoli. Ormai vado ad occhio anche perché so la misura che c'era, la quantità che c'era dentro il bicchiere e ne ho lasciata solo un pochino. E giro direttamente in planetaria mettendo l'acqua. Prima ne metto un po' di più e poi l'aggiungo piano piano. Bene, avevo preparato più acqua, poi alla fine ne ho messa 3,50, ma queste farine non assorbono tantissimo, quindi 3,50 è anche troppa alla fine. L'ultima la metto piano piano. La metto proprio goccia a goccia, ci metto il sale ora. Io non metto mai troppo sale, ma un cucchiaino, nemmeno lo peso, che sono 7-8 grammi, però se a voi piace più saporito, mettetelo tranquillamente. Di pane integrale sul canale ci sono altri video, eh. Io qui adesso mi trovavo questa farina e ho voluto fare un altro filone. E se non incorda, però vedete ci sono ancora i granellini, però questo è il tipo di farina che rimane un pochino granulosa, la farina integrale. Non importa, io faccio girare un pochetto e quella la lascio di acqua perché mi sembra molto molto morbido, quindi alla fine anche di meno di 3,50. Bene, una volta pronto metto sul piano di lavoro. Mi sono bagnata le mani con acqua e faccio queste pieghe così. Ho bagnato anche il piano con acqua perché vedete rimane molto appiccicoso. Allora la faccio riposare un attimo, rilassare una quindicina di minuti e faccio ancora un altro giro così. Vedete piano piano. Sta prendendo corda perché non l'ho fatta girare tantissimo con la planetaria per non stressarla. Poi la metto in questo contenitore oliato e la lascio a temperatura ambiente, la lascio lievitare, quindi aspetto che aumenti di volume a temperatura ambiente. Sto facendo questi passaggi, ho iniziato pomeriggio tardi, di sera. E adesso è sera perché poi alla fine voglio fare un passaggio in frigo notturno quando avrò formato il filone. Questo perché sta facendo già caldo, non tantissimo, però insomma fuori siamo intorno ai 30 gradi e quindi dentro casa siamo sui 25. E quindi bisogna cominciare a lavorare usando il frigo, abbassando la temperatura. Allora, qui ho buttato l'impasto sul piano di lavoro con una spolverata proprio di farina. Me la metto sulle mani un po' di farina così, allargo e procedo con le classiche pieghe di rinforzo. Quindi farò tre giri di pieghe, ne faccio due, poi un'altra e poi vado a formare. Come vedete l'impasto è rimasto molto morbido, infatti forse era meglio mettere meno acqua.
Voi se volete invece di 3,50 mettetene 3,40. Per chi mi chiede, ma io ho la pasta madre o viceversa io ho il Licoli, ogni tanto metto il link di conversione. Se volete la precisione, fate il calcolo con il link, è molto semplice da usare. Altrimenti anche, cioè di solito la pasta madre solita sono 100 grammi su 500 di farina e poi però diminuite l'acqua perché naturalmente non è il Licoli che è tanto idratato, quindi magari mettete 20 grammi in meno di acqua. Non necessariamente bisogna andare proprio così tecnici, precisissimi, eh. Il lievito madre è talmente versatile che non c'è bisogno di tutte queste precisioni, almeno io la penso così, potrei anche sbagliare. Allora, un'altra cosa che volevo dire è che io uso quasi sempre questa dose per fare il pane 500 grammi o 500-600, perché noi siamo in due, io e mio marito, a parte qualche nipote che capita ogni tanto, e quindi questa è la dose giusta perché non voglio riempirmi di pane per poi andarlo a surgelare. Intanto qui sto facendo la formatura, sto formando questo filone. Però se voi volete fare una dose e mezza, dividete a metà e quindi fate una dose più la mezza. Ok, adesso farò questo tipo di formatura anche se non la amo molto perché viene, il filone è bello cicciotto. Quindi metterò un cestino un pochino più stretto. A noi piace più il filone più allungato con meno mollica. Però questa volta procedo così. Ok, poi se volete fate diversamente, da come sto facendo io. Con questo procedimento sono arrivata la sera. Sono quasi le 11. Così posso mettere tranquillamente in frigo, il filone. Ecco qua, ho messo la semola, il cestino, come vedete, è un pochino più corto, poi vi metto la misura se vi interessa. Metto parecchia semola, questo poi si allarga fino a coprire tutto il cestino. Copro con un canevaccio e poi metto, non lo metto così in frigo naturalmente, se no si inumidisce, metto una busta. E in frigo fino a domani mattina. Eccoci qua. Quindi ho tenuto questo impasto in frigo. La mattina l'ho tirato fuori soltanto il tempo di scaldare il forno, quindi una quarantina di minuti. Il forno è andato a temperatura. Guardate com'è bello gonfio, proprio al punto giusto. Metto un po' di semola. E poi procedo come faccio sempre su una pala, giro il cestino ed ecco qua. E poi farò scivolare, nel mio caso, nella teglia ben calda, rovente, o se volete, sulla pietra. Comunque è rimasto morbidissimo, vedete, quindi farò soltanto un taglio. Non mi azzardo a fare disegnini di sorta. Faccio un taglio con la lametta per traverso così e vado ad infornare. Il mio forno sta a 250 gradi con due spruzzi di vapore iniziale. Procedo per 20 minuti a 250. E poi gradualmente abbasso 230, 220 fino alla fine, gli ultimi 10 minuti 180 spiffero. Sembra bello a vederlo, almeno dall'aspetto è bello. E poi vediamo l'interno, però bisogna lasciarlo un pochino raffreddare. Il suono è buono, è abbastanza, lo sento abbastanza leggero. Lo metto in piedi così e aspetto. Ok, possiamo tagliare, è ancora un pochino tiepido, però tagliamo e vediamo
L'interno. Vedo. Allora, sotto la crosta c'è quel buco anomalo che non dovrebbe starci, significa che non ho chiuso bene. Il resto va bene, sembra ben alveolato. È soltanto la chiusura che è rimasta, non ho chiuso bene. Taglio qualche fetta perché poi io me lo surgelo anche. Beh, diciamo che va bene. Dentro è un pochino morbido, forse la cottura dovevo cuocere ancora un pochino invece di 20 minuti, 30 minuti a 250. Oppure lasciare un pochino a spiffero. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!